Ciao a tutti e bentornati alla versione di Parley, il podcast che parla di grandi storie e grandi birre. Sono tornato, sono di nuovo io, sono Perry. Prima di cominciare voglio ricordarvi di iscriversi al canale, commentare, mettere mi piace, perché se non vi veniamo a cercare. Oggi vorremmo parlarvi di un film che ci ha veramente toccato nel profondo del culo. Pesce fresco, pesce parigino, squali di Parigi, gare di triathlon, sindaci insopportabili, grande film per quest'estate. Sigla. Camera and motherfucking sound. Ciao a tutti, voglio iniziare questo video facendo i complimenti a Pablo perché ha finito le scuole medie. Ora è un uomo e può dire le parolacce. Vabbè. Dunque, perché siamo qui? Siamo qui perché a volte capita di fare degli incontri nel lungo viaggio che è la nostra vita e a volte si incontrano delle persone o si fanno delle esperienze che ci segnano, e a volte si incontrano dei film che ci toccano, che ci cambiano, perché il rapporto tra l'essere umano e il cinema è un rapporto che va oltre la filosofia, che va oltre la natura stessa dell'umanità. È vero che l'uomo ha inventato il cinema, ma spesso il cinema inventa l'uomo. E a noi è capitata una esperienza molto profonda. Abbiamo davvero toccato delle vette di profondità. Abbiamo visto un film di merda. Okay. In parole povere, abbiamo visto un film talmente... Ma non è brutto, è incredibilmente... Stupido. Che abbiamo deciso di fare una reaction finta, nel senso, il film l'abbiamo già visto, ma ve lo vogliamo raccontare perché forse la dovreste fare anche voi questa esperienza, forse vi sarà utile per il futuro. E per guardare questo film ci serviranno delle palle più grosse. Degli occhi, ovviamente. Allora, possiamo iniziare a dire che, a differenza di tutti i video della versione di Barley, che sono scritti, ebbene sì, anche se non si direbbe, io li scrivo, e questo è, non è scritto, questo è un episodio a braccio, perché è proprio, ci viene dal culo, come nelle migliori storie d'amore. Dunque, diciamo che è tutta colpa di Steven Spielberg. Ah sì? Sì, ah, okay. Perché Steven Spielberg, in un anno che non ricordo perché non ho scritto questo episodio, 1975, ha fatto un film che si chiama Lo Squalo, cioè in lingua originale Jaws, ma è Lo Squalo. Quel film ebbe talmente tanto successo che Hollywood disse: continuiamo a fare film sugli squali anche se non abbiamo idee. Soldi su soldi. E negli anni sono stati fatti decine e decine di film sugli squali, tutti abbastanza orrendi e stupidi. Esatto. La Francia, che comunque è un paese molto competitivo, guardando l'America fare queste meravigliose opere sugli squali, ha detto: oh, je voulais faire un film sur le pêcheron nous vous. Io ho studiato il francese 3 secondi nella mia vita. Cioè, che in italiano significa: vogliamo fare un film sugli squali anche noi? Ed ecco che Netflix ci regala questa perla con cui cominciare l'estate dal titolo Under Paris. Cioè sotto Parigi, ma anche sotto acido, perché è l'unico modo di affrontare questo film. E ora ve lo racconteremo con passione. Siamo a Parigi, 2000 e qualcosa, e ci sono gli squali nella Seine. Basta. Dai, impegniamoci, c'è molto altro da dire. Squali evoluti nella Seine. Sa. Allora, siccome è un film estremamente comico, faremo un episodio tipo gli stand-up comedians con il microfono staccato. Dunque,
Il film inizia con una spedizione in mezzo al mare, in Oceania, se non sbaglio, e dove c'è la protagonista, che tra l'altro è anche un'attrice di senso, è l'attrice di The Artist, che si chiama Berenice qualcosa. Berenice Bejo! Perché vi ripeto, non ho scritto questo episodio. Che è su questa barca con il suo equipaggio e il suo fidanzato bellissimo, e stanno salvando degli animali, no, cos'è, una piccola balena, capodoglio. Questo piccolo capodoglio che è rimasto incastrato nelle reti, perché c'è un sottotesto ambientalista in questo film, un mare inquinatissimo, e questa squadra sta cercando di salvare questi pesci che sono rimasti intrappolati nell'inquinamento. Che cosa succede? Che si immergono tutti tranne lei, ed è ovvio che stanno per crepare, e proprio ce l'hanno scritto in fronte con un neon. E che cosa succede? Arriva uno squalo, femmina. Sì. Confermi, ok. Questo squalo femmina, loro lo conoscono perché l'hanno già taggato con una tag, ovviamente. Il problema è che in poche settimane è cresciuto a dismisura. Questo squalo è diventato da così a così. È diventato un pesciolone che ovviamente se li magna tutti. Lei si tuffa per cercare di salvarli, lo squalo la piglia, la porta in profondità, ma lei riesce a liberarsi, le esplode il cervello. Insomma, un prologo da film action. Prologo che, ti dirò, prometteva abbastanza bene, perché la tematica di base del film non è stupida, perché praticamente il film ci dice: noi stiamo distruggendo l'ambiente, occhio che però gli animali si adegueranno a questo nuovo ambiente tossico, diventeranno più imprevedibili, quindi soprattutto animali molto pericolosi, noi non riusciremo più a prevenire la loro pericolosità. Passiamo a 3 anni dopo, sì, forse 3 anni dopo, e questa protagonista del film lavora nell'acquario di Parigi, famosissimo. Tutto il mondo parla dell'acquario di Parigi. C'è anche qua. Da sempre. Da sempre. E che cosa succede? Che lei sta spiegando delle cose del mare e c'è un bambino col telefono in mano, un bambino che fa così: è vero che tutta la tua squadra è stata massacrata da uno squalo? Perché ovviamente se i bambini in questi film non sono degli stronzi, non siamo contenti. Se non che la protagonista di questo film viene avvicinata da una ragazza. Occhio, questo è un personaggio fondamentale in questo film. Un personaggio che ci darà grandi soddisfazioni. Molto sveglio. Personaggio molto sveglio. Ci darà enormi soddisfazioni. Che le dice: guarda, io sono a capo di una associazione ambientalista. Io sono un ambientalista e voglio salvare l'ambiente partendo da uno specifico animale, cioè uno squalo che ha perso la bussola e dall'Oceania è arrivato a Parigi, nella Senna. Ora dici: va bene, ok film, ci sto, andiamo avanti, voglio vedere dove vuoi arrivare. Insomma, grazie alle super capacità da hacker di queste ragazzine che con il computer riescono a fare tutto. Scusate, problemi tecnici con il microfono. Dunque, dove eravamo? Eravamo che questo è lo stesso squalo che le ha massacrato il marito e gli amici. Ed è arrivato a Parigi, esattamente dove vive questa tipa. Allora io e Pablo abbiamo iniziato a pensare: ci sarà un legame mentale fra la bestia e la donna? E deve essere per forza successo qualcosa. Forse lo squalo è sua figlia? In realtà non ho fatto questo pensiero. Però io sì, perché avanti. Volevo cercare un motivo nella mia vita per guardare questo film. Quindi lei dice: non è possibile, non può essere lei, invece è proprio quella squala. Questa squala che inizia a seminare il panico a Parigi, mangia un clochard, sì. Poi c'è un'auto che finisce nella Senna e lei la morde, la prende, la stacca, boh, vabbè. Fa delle cose, se non che il vero clou di questo film è un evento sportivo che ha cambiato la vita di mio figlio. Perché mio figlio, da quando ha visto questo film, ha capito che c'è un particolare sport al mondo che è il più importante di tutti. Ovvero? Il triathlon, ragazzi. Questo film mi ha veramente
aperto il cervello in due per il triathlon. In questo film il triathlon è importantissimo. La Francia ha speso 1,7 miliardi di euro per il triathlon. Praticamente succede questo. C'è una gara di triathlon nella Senna e ne parlano come l'evento sportivo più importante del pianeta. Cioè, lascia stare le Olimpiadi, scansati proprio. Le Olimpiadi fanno cagare davanti alla magia del triathlon. E questa cosa diventa abbastanza ridicola quando la protagonista del film, insieme alla polizia marina della Senna, vanno dal sindaco di Parigi, che è una donna di una stupidità fuori da ogni regola cinematografica, e le dicono non si può fare questa gara di triathlon perché c'è uno squalo nella Senna. E lei dice: ma chi se ne frega che c'è uno squalo nella Senna, fatelo fuori, perché la gara di triathlon assolutamente non si può cancellare, è la cosa più importante dell'universo. Quindi cosa succede? Che loro vanno a cercare lo squalo nelle catacombe, perché attenzione, le famose catacombe di Parigi diventano un habitat perfetto per questo squalo, e scoprono che questo squalo appunto è mutato e fa sesso da solo, praticamente si autotromba dalla mattina alla sera e fa figli, fa tanti piccoli squaletti già incinta, cioè sì. fenomeno, praticamente la soluzione al problema della natalità nel mondo. Quindi cosa succede? Che adesso le catacombe di Parigi sono strapiene di squali, ma strapiene di squali. Ma qui torna in scena... Come sono le catacombe? Strapiene di squali. Ma qui entra in scena veramente il personaggio più bello di questo film, cioè... La sveglia, l'ambientalista. Allora, la nostra ambientalista è una guerriera dell'ambiente e lei dice: io questo squalo lo voglio salvare, io questo squalo lo devo salvare, devo trovare il modo di riaccompagnarlo nell'oceano. Ma non da sola, con i suoi seguaci, perché lei è un influencer dell'ambiente, ha molti follower e li invita tutti nelle catacombe con il loro cazzo di telefonino in mano a fare il video di questo salvataggio. Qual è il piano di questa ambientalista? Il piano di questa ambientalista è praticamente costruire un sonar, una palla, una boa, e lo squalo seguirà questa boa e questa ambientalista nuoterà fino all'oceano Pacifico. Dalle catacombe della Senna. Perché è una campionessa di triathlon. Esatto. Già il piano di per sé è idiota. Il fatto di invitare altra gente che con il telefonino le fanno il video, perché è tutta una grande diretta sui social, è ancora più idiota. Infatti che cosa succede? Che questo squalo se magna tutti, prima l'ambientalista ovviamente, e poi si mangia tutti. Dopo questa strage la nostra protagonista torna dalla sindaca di Parigi e le dice: sono morte 12 persone. Solo? E il sindaco fa: solo 12 persone, io non fermo la gara di triathlon, che è la cosa più importante del mondo. Quindi arriviamo finalmente al climax di questo film. Parte questa gara di triathlon dove i nuotatori sono degli sfigati, cioè non hanno neanche il fisico dei nuotatori, sono proprio tristi, e iniziano a nuotare come folli nella Senna, tra l'altro rischiando di farsi nascere un terzo occhio in fronte, perché penso che la Senna sia uno dei fiumi più inquinati dell'universo. E che cosa succede? La nostra protagonista, insieme alla polizia della Senna, decide di far esplodere le catacombe in modo tale da trasformarli in una vera e propria tomba per tutti questi squali. Ma ovviamente il piano va a puttane. E questi squali escono nella Senna e se magnano tutti. E qui il film riesce a stupirci ancora. Praticamente lo squalo ne scappa, no? Perché gli sparano, no? Praticamente, muovendosi nell'acqua, fa smuovere delle granate che sono lì dalla Seconda Guerra Mondiale. Cioè, praticamente questo film ci dice che la Senna, il letto della Senna, è pieno di proiettili di mortaio della Seconda Guerra Mondiale. Pieno! Quindi,
lo squalo muovendosi fa alzare queste granate che tutte vanno a testa in giù ed esplodono tutte e Parigi va a fanculo. Praticamente si crea una reazione a catena nella Senna, esplode il ponte e si crea uno tsunami su Parigi. Esplodono più ponti e si crea uno tsunami su Parigi. Parigi viene letteralmente distrutta da uno squalo. Cioè non c'è riuscito Hitler, c'è riuscito uno squalo. Comunque il finale meraviglioso di questo film è la nostra protagonista sul tetto di non so cosa, perché l'acqua è salita fino ai tetti a Parigi, circondata da centinaia di squali. E il film finisce così, promettendoci quindi un sequel che noi non vediamo l'ora di vedere, perché questo film ci ha regalato dei momenti magici, magici, magici. Direi più di Madame Web. Vero. Più della Sirenetta. Vero. Che era sempre un pesce. Vero. E più di The Marvels. Oh, molto più di The Marvels. Comunque, ragazzi, abbiamo fatto questo video un po' improvvisato perché il film lo meritava. Assolutamente vi consigliamo di guardarlo dopo esservi pesantemente drogati, ma pesantemente. Non so se lo posso dire su YouTube questa cosa. Stiamo dicendo drogati di ziguli, ziguli alla fragola. Quindi, Under Paris su Netflix. Non ho una birra da abbinarci, dovrei abbinarci una birra al vomito se esistesse. L'unico pregio di questo film è che mi ha fatto scoprire lo sport del secolo. Viva il triathlon! E dalla versione di Barley è tutto. Buona visione, buona vomitata. Buon triathlon e non fermatevi alla prima.